Bene, dopo questo blocco lungo, questi tre blocchi in realtà passati con Massimiliano Meda, e non potevamo aspettarci di meglio in questa puntata di Natale per cominciare soprattutto con quell'energia e la carica del presidente Mameli, che deriva ovviamente da tutto ciò che è successo ieri notte, la vigilia di Natale. Io direi ripartiamo dal tutorial e da quello che è la preparazione del Babbo Natale in plastilina, perché Monica Tronci è tornata a trovarci in questa puntata di Natale con la sua plastilina e con l'arte anche di saperla adeguare o perlomeno adattare a tutto ciò che uno può poi dopo pensare di fare, quindi un bel presepe come abbiamo visto all'inizio. E il babbo Mameli. Sono babbo qui. Mameli che non è solo qui ma è anche lì nella plastilina. Ora attraverso il tutorial andiamo, Monica, se vogliamo, a cercare di capire come si può fare. Eccolo sì. Qua lo vediamo già in sovraimpressione, il Babbo Natale. Allora, in plastilina si parte prima di tutto da palline. Tutto nasce dalle palline, quindi la prima pallina diventa un ovale che poi io trasformo. Appoggio un attimo il microfono. Beh, sì, lo descriviamo noi. Ah, tu la fai chiudo, una sorta di cappello da elfo. No, è un vestito. Sì, va bene, però è il vestito. È il vestito. Quindi bisogna fare prima le palline, poi dopo schiacciarle e farla diventare un ovale. E poi chiuderlo per farlo diventare vestitino. Poi si fa una striscia di bianco e si fa tutto il contorno. Anche per il cappellino. Sì. Devo tenerlo. Ah, questo vabbè. Spostiamo le bottiglie Tengo da davanti. Vero, la aspetta, festa. Questo. Vabbè, la barba, si fa la faccia, gli occhietti glieli faccio con la penna perché sono troppo piccolino. Il sacco, la pallina gialla diventerà il sacco col fiocco. E poi vabbè i piedini, questo non cerca di tenerlo almeno 5 secondi in più fermo, perché così riusciamo a inquadrarlo, perché sennò il camera fa praticamente voli pindarici per riuscire ad arrivare a farlo vedere nel dettaglio, Monica. Allora questo è il Babbo Mameli. Questo Grazie. È Babbo Mameli, che è importante appunto, senza la barba. Che mi assomiglia. Assomiglia, sì, sì, sì. Il gatto morto è uguale. Gatto morto è uguale. Quindi questo è il tutorial che tu hai realizzato, ma per far sì che anche i bambini possano poi quest'anno avvicinarsi. Va su due giornalini. Io collaboro con un giornalino per bambini in Toscana, si chiama Kids Magazine. E ogni uscita gli do un tutorial su un animale diverso. Per Natale abbiamo fatto questo. E questo è anche nel giornalino del villaggio di Babbo Natale di Barissardo quest'anno. Quindi è uscito due volte. Perfetto, allora questo è il Babbo Natale. Tu se nel frattempo vuoi andare avanti a fare altro, fallo cosa. Pure sì. Poi in studio entrerà magicamente una lavagna, perché il Babbo Natale a questa donna ha portato un dono tanti anni fa che ancora lei sa utilizzare. Poi vedremo di che cosa si tratta. D'accordo. Il tutorial di Monica Tronci lo trovate anche su Facebook, credo, giusto? Nella tua pagina Facebook probabilmente, anche lì. Sì, Monica Tronci, Monica Twins Tronci Pau. Ecco, è già complicato pronunciarlo, figurati trovarlo. Va bene, allora abbiamo una carta d'identità. Adesso d'accordo. Ritorniamo un attimo a prendere quelle che sono le sembianze dei due di Via Venturi, quello canonico, sì. Non edizione natalizia. Ci perché siamo questa andare. Carta di. No, lei si è lasciata andare. Non ci siamo. Lei ha detto anche robe scurrili. Ha detto anche una cosa tipo lo strumento che si suona a fiato, quello lì con i tasti, capisci? Si danno ricordi. Va bene, basta, piacere. Vada a leggere la carta d'identità. D'accordo. Silenzio, vecchio parruccato, Babbo Mameli. Cortesia, cerca di mitigare. Nome Nicola. Cognome Cancedda. Data di nascita 7/3/1980. Professione comico, cantante e cabarettista. Segni particolari irriverente. Non ho capito bene qual è l'ultima voce. Cabarettirista? No, cabarettirista, va bene, cabarettirista. Buongiorno, anzi, buongiorno, buon Natale. Buongiorno, buon Natale a tutti voi. Perché il buongiorno si vede dal mattino, ma oggi alzarsi era molto, molto più complicato. Molto dura, scusate le occhiaie, infatti. Avrai fatto anche tu bisbocce come il sottoscritto? Assolutamente sì. Facciamo a gara chi ha mangiato di più, però siamo lì, Senti, noi abbiamo scelto come segno particolare irriverente, perché in realtà le tue cover, che poi sono legate al genere di musica demenziale, perché tu ti definisci così un cantante musico demenziale, non risparmiano nessuno. No, non risparmiano nessuno, anche se ultimamente abbiamo scritto anche seriamente per molti, e meno male che c'è qualcuno che vuole interpretare anche le cose. Ma diciamo, spaziamo su tutto, cioè possiamo prendere le canzoni che arrivano addirittura dalla radio, tipo il Pulcino Pio. Sì, fai pure esempi tutti, come vuoi, tanto conoscete. Oggi è tutto libero. Il Pulcino Pio io me la sono immaginata, ma se l'avesse creata una radio sarda, altro che il Pulcino Pio. Io mi immagino un bambino sardo che canta il Pulcino Pio allo Zecchino d'Oro. Io me lo immagino arrabbiato, così canta a caso maialino,
a caso maialino. E l'ha ammazzato zio, l'ha ammazzato zio, l'ha ammazzato zio, l'ha ammazzato zio. Aveva anche un agnello, aveva anche un agnello. E l'agnello be, e la capra me, e il tacchino glu glu glu, e il piccione trrr, e il gallo corococò, e la gallina co, e li ha ammazzati zio. Ne ho mangiato anch'io. E qui a morte, la morte. Certo, cambiano molto, devo dire, le versioni. È molto più pratico. Rispetto sì, anche sì, alle Sardegna tradizioni. È molto più pratico. In base alle tradizioni, bravo, c'è un pulcino pio che si può trasformare in un maialino pio o in quello che è. È la nostra cultura. Senti, ma come è iniziata questa cosa dello scrivere i testi su magari canzoni appunto che sono anche famose e poi rivederli in chiave, direi, molto irriverente per riutilizzare il segno particolare che abbiamo scritto nella allora, carta in realtà d'identità. Io voglio citare, visto che mi ha preceduto, ho iniziato perché in Sardegna c'era Benito Urgu, poi la Pola che ho seguito dall'inizio, speriamo che venga qualcuno, io mi ricordo ancora uno spettacolo al mio paese. Beh, dobbiamo dirla tutta fuori onda, Nicola si è fatto la foto con Massimiliano Medda, giustamente. Ne ho approfittato. E dopodiché sono arrivati vari comici eccetera, ma diciamo ho iniziato da ragazzino a fare le cassette copiando Benito Urgu, che già rifaceva queste parodie anche all'interno del suo spettacolo, e man mano poi è diventato un mestiere perché ho inciso a casa il primo CD e poi mandato un produttore che ha voluto produrmi. Tu hai fatto 6 album che hanno venduto in maniera straordinaria, forse manco tu ti saresti mai aspettato questo successo così allora, inaspettato appunto. Devo dirti una cosa però, sono 11. 11? Beh, allora siamo rimasti a 6. Sono 11. Eravamo rimasti a 6 noi. No, nella tua biografia abbiamo trovato 6. Uno ha venduto in maniera impressionante, che forse è quello che tu allora conosco. Devi far aggiornare le biografie, lo sai. Sì, no, è vero, è vero, è vero. Quello lì, il problema è Google. Che tutti conoscono forse il Perizoma Nero. Il Perizoma Nero? Che ha venduto in maniera... strepitoso. Quando si parla di Perizoma vende sempre, che il l'articolo più masterizzato funzioni, in Sardegna. Lo sappiamo. Ecco, e cos'era il Perizoma Nero? Cosa conteneva sto Perizoma Nero? Conteneva il Perizoma Nero. Non avere pudori. No, era la cover della camisa negra, che ora sì, io non mi ricordo se era in... Provaci. Però ve la canto così, diceva, tengo il perizoma nero presentato terra al base, proprio così lo sistemo, ma è uno sclero, sopportarlo è una pena messa in fila dentro al quello. Sì, abbiamo capito quello, non l'altro, quello. Un po' come Guzzanti, quello, sì, il quello di grande levatura. È una canzone ispirata, molto ispirata. E c'era anche il singhiozzo recondito. Allora, abbiamo preparato una clip di Sardo Sardo, che insomma merita anche questa. Guardiamocela e poi torniamo in studio. Dove ti trovi? In Sardegna. Gianfranco Zola? Segna. Di dove sei? Campidaneso. Che coro ascolti? Sono Goreso. E come vivi? Ascolando i contributi? Aspettando. Qual è il tuo aspetto? Incazzato col mondo, ma fiero d'essere sardo. A cosa pensi? Alle donne? E ne vorresti? Anche molte. E poi le trovi? Poche volte. Che risultati hai? Lascia stai. Che risultati hai? Lascia stai. Vieni in Sardegna insieme a me per vedere cosa di speciale c'è. Disegneremo il sardo, 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 sardo. La versione di Tanto Tanto di Giovanotti, che è diventata Sardo Sardo. Mi hai fatto tornare indietro di 10 anni. Figurati, quella è contenuta nel primo CD, sì, che ha fatto, che ha venduto subito e molto bene. Da lì sono iniziate poi serate. È tanta fortuna per ora e speriamo continui. Sì, perché certo, tu ancora oggi riempi le piazze e fai una marea di serate lungo il corso dell'estate, sì, ma non solo. Anche sì, io metto il cartello orata 5 euro, le piazze piene. Sì, piene, pienissime. Però devo dire che ci vuole talento anche per fare questo tipo di comicità, perché alla fine devi essere attento a quella che è anche l'attualità del momento. Tu ti stavi riguardando poco fa e guardandoti a 10 anni di distanza quasi eri in imbarazzo tu, perché, scusami, ripudi i personaggi che sei stato? Ognuno se si riguarda
Dopo dieci anni? Sì. Dopo dieci anni le cose cambiano. Sai che non sei cambiato moltissimo, no, però. No, no, ma io no. Mi sei sempre un figo fisicamente. Ti ringrazio. Io non so se prenderlo come un complimento o come una cosa che atterrisce. Anche ma... usare questo linguaggio, guarda, per acclarare il fascino di questo cantante. No, ho capito cosa hai detto, ma ti ringrazio. È giusto. C'è la pagina del Mameli Video, la pagina 777, trovi la traduzione. Sì, la traduzione. Ma no, dicevo che in dieci anni le cose cambiano, ma non solo. In generale, per tutti cambiano, tipo, ora, chi si è sposato dieci anni fa, sì, no? Ha preso moglie dieci anni fa, riguarda la moglie, anche la moglie cambia dopo dieci anni, giusto? Sì, per leggi della natura. Tu sì, te la sposi che è tutta magra, bella, vestita di bianco, poi te la ritrovi dopo dieci anni, le cose cambiano. Magari riesci a pulire. Secondo me però, se uno potesse scrivere alla moglie una canzone dopo dieci anni di matrimonio, magari tipo una te di Jovanotti, cambierebbe un po' il testo. Anch'io e scriverebbe credo una cosa del genere. Vediamo. A te che sei la mia compagna ed io sfortunato, maledico il giorno in cui ti ho incontrato. Quando ti guardo ogni sera mentre andiamo a letto, vista di profilo, sembri un cassonetto. A te che ti ho incontrato uscendo via dall'ospedale, era bombardare un calcolo renale. A fare un giro in pineta, dopo ti ho convinta e poi ti ho sposata, che sei rimasta incinta. Era bello amore mio vederti in giarrettiera, ora c'hai un sedere come una betoniera. Facciamo il bagno sempre assieme tutte le mattine e tu fai uscire dalla vasca strane bollicine. A te che sei, da quando tu ci sei, rovina dei giorni miei, rovina dei giorni miei. Con questo primo piano inquietante del presidente Mameli, io devo dire seguito, che guarda, la cosa era ancora più, sì, se vogliamo, perché... agghiacciante, ecco, per la storia, perché poi perché molti matrimoni finiscono così, però questa è la tomba del matrimonio. No, ma si scherza. Ha scherza. Tirato le somme dopo 10 anni del matrimonio. Si scherza, certo, perché così sono i matrimoni, tutti dopo 10 anni sono tutti così. Lui è stato impietoso, ma anche obiettivo. Per certi versi qualcuno magari la finisce così, ma non tutti. È che il presidente non è non sposato. Non è sposato, fortunatamente, no, per lei. Anche la moglie, immagino un matrimonio del presidente. Mi vedrebbe? Con l'ipotetica moglie, la moglie lo vedrebbe un po' così. Questo è vero, vediamo. Questo è vero cosa, che non ho ancora sentito niente. Faccia cantare, stia zitto. La mail che si sveglia alla mattina, quell'alito che il mondo attorno inquina, mi dice amore vieni qua, che ora ti voglio pomiciar. Che strano modo di iniziare questa giornata, l'impronta della bava sul cuscino, i peli delle gambe sul piumino. E non solo. E ho dormito sol 2 ore, lui russa forte è un trattore, ed ogni notte sto a pregare che non si metta a scoppiettare. Lo ammazzo, mi sono rotta. No, ti prego. Tutto il giorno a farmi il mazzo. È Natale. Prendo il fucile. Io credo che tu abbia descritto perfettamente le notti di quest'uomo. Vero, soprattutto nella parte dello scoppiettare. Che sovente sei impietoso nei giudizi. Sì, ma prima andava bene il matrimonio. Prima andava bene perché aveva acclarato le regole. Perché non parlava di la lei. La cosa mi fa sorridere in piazza, perché quando faccio a te ci sono le donne che... Poi quando fai la versione contro l'uomo, applaudono, che è vero. Per forza, beh, è un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Posso qui dissociarmi? Lei si faccia quello che vuole, sì, sì. Si dissoci quanto vuole, noi invece ci fermiamo perché abbiamo la pubblicità. Gli inserzionisti anche a Natale che ringraziamo, soprattutto perché fedeli anche oggi sono qui con noi, speriamo lo rimangano per tutto il resto della stagione. Quindi un jingle bell, ma non abbiamo ancora messo una canzone di Natale, sì, ragazzi. Cioè questa è una cosa gravissima. L'abbiamo messe? Non l'ho mai sentita, non le ho sentite. Allora, le hanno messe e noi non le abbiamo sentite qua dentro, in questo studio. Però va bene, le abbiamo messe allora, ma poi le racconto io, sì, non si preoccupi, grazie, a tra poco. Buon Natale, bentornati su Sardegna 1 nei 2021. Siamo addobbati come non mai, ma d'altronde insomma è il giorno di Natale, ma è dall'8 di dicembre che noi gli addobbi come giustamente si vuole. Ma bisogna rinverdire i fasti nella tradizione. Lei quest'anno l'ha fatto l'albero a casa sua? Perché mi sa che no, neanche però quest'anno. Mia nipote mi ha telefonato che ha provveduto, mia nipote. Quando, scusi, ha provveduto? Ha provveduto a fare... Stanotte è arrivata, lei non c'era e non l'ha vista. Già da un paio di giorni. Già da un paio di
pomeriggio. Nella telefonata ha provveduto. Lei dove ha dormito da un paio di giorni a questa parte? Fuori a casa. Casa mia. E allora, scusi, ha provveduto? L'avrà visto anche lei? No, me l'ha telefonato. Va bene. Buon Natale, Venturiani. Buon Natale, ancora qui amici. Con Nicola Cancedda e Monica Tronci, questa che sta ancora lavorando ai suoi oggettini e meravigliosi, diciamo, personaggi del Natale. Non so cosa stia facendo adesso. In che cosa sei intenta? Allora, ho rifatto Maria. Maria, la Madonna. Maria. E poi, siccome ho qui il libro, ho rifatto una patatina e sto facendo il pomodoro. Oh, ok, sì, ricordiamo il libro che è legato alla vecchia fattoria o alla fattoria. Quella... All'orto, questo all'orto, perfetto. Ah no, questo la fattoria quello prima era? Sì, la vita Ok, hai fatto due libri, ricorda i tuoi due libri. Allora, il primo l'anno scorso, Savidens Usato, La vita in campagna, okay. Erano gli animali della campagna, sì. E il contadino. Quest'anno ho fatto Le verdure, sì. Vidruledas. E sono tutte quelle verdure con le filastrocche in sardo. Va bene, eccole qua. Questa ecco. È la prima pagina appunto di Vidruledas. Che tu, tra l'altro, conosci perché arrivate più o meno dalle stesse zone. Sì. Tu di dove sei? Villa Urbana. Loro di Terralba o di casa loro? Praticamente l'accento è uguale, se Oli e Meana un po' così. No, aspetta, io non ce l'ho l'accento di Terralba, però ce l'ho. Ah, scusami. Perché io sono nata oristana. Intuiva. No, scusa, sono nata a Cagliari, però ho vissuto molto oristano. Ma infatti poi... sentivamo questa inflessione campidanese per poi prendere quel leggero accento oristanese ed entrare nel terralbese, ma proprio di striscio, sì. Fino ad arrivare a casa tua, come sì, sempre, bene. D'altronde. Ma un po' di Boston, Massachusetts, lì no? No, non riesco a prendere... Cioè, ho vissuto 40 anni, ma non riesco a prendere non l'accento. Mattafalluga. Ma che è buono, questo usatizio. Bene, torniamo a Nicola Cancedda, perché io credo che una delle cose che un comico debba saper fare meglio è capire subito che pubblico ha davanti. Sì. Ed è uno dei momenti in cui chi sta davanti non sa che chi è sopra il palco sta scegliendo e studiando proprio chi prendere di mira. È questo uno degli esercizi che fai o che ormai sei abituato a fare quando sali su un palco? Sì, no, ormai dopo che fai un po' di rodaggio è un po' più di battute da sfruttare, puoi permetterti di scegliere e sfruttarle in base al pubblico. Certo. Di solito in Sardegna diciamo che l'età media in piazza sta sollevando perché i giovani ormai la festa in piazza l'hanno un po' persa, abbandonata. Su certe cose sì, sul cabaret, su altre sì. Però io mi ricordo quando ero più piccolino, dato sì. Che sono ancora giovane, si aspettava la festa in piazza, si aspettava magari la magliettina nuova, quelle cose lì, perché non avevi possibilità di uscire. Oggi esci il venerdì, esci il sabato sera, comunque sei sempre in giro, quindi ti emoziona e forse ti affascina di meno questo mondo qua. Qui diciamo che ci ritroviamo una serie di pubblico che sembra il pullman che va a Lourdes, queste cose, però no. Sono anziani. No, c'è sì, ogni tanto io arrivo, dico ci sono le pensioni, gente, no. E la gente esce di casa apposta per prendere, perché è quello il richiamo, per farli uscire in piazza. Ma no, anche però, demagogo. In quale piazza, la più piccola piazza dove hai fatto lo spettacolo? Perché ci sono nelle zone insomma dell'oristanese piccolissimi paesi. Ma sì, vabbè, noi abbiamo un paese piccolissimo in provincia di Oristano, ma non ho fatto serata lì. Però non è detto che sia un paese piccolo, perché molte volte magari ti capita la seconda festa del paese grande, che è di un rione, sì. E quindi trovi feste più piccoline. Ti posso dire invece quest'anno, dove ho fatto delle bellissime serate, voglio ringraziare Laconi. E poi in maniera particolare perché era per Sant'Ignazio. Ah, come no, lì si riempie del mondo. Devoto cioè di Sant'Ignazio è una cosa. Tutta la Sardegna è devoto, tu lo sai. Sì, sì, è un santo nel cuore nostro. Certo. Mia mamma faceva 20.000 preghiere a Sant'Ignazio. E quindi. E poi Orani, ad esempio, un posto dove mi sarei mai aspettato una accoglienza calorosissima. Guarda, a Laconi, sì, dalla regia mi ricordano questa cosa, ma anch'io me lo ricordo perfettamente, c'è quell'anfiteatro sotto un albergo. Bravo, è proprio dove quello abbiamo fatto anche io il DJ Fabio Mocco o il DJ Fabietto, abbiamo fatto delle serate e davvero a Sant'Ignazio è una roba. Io ho fatto serata lì, era il mondo, cioè sì, il sì, mondo. Sì. Poi
tutti tornano a Laconi, quelli che diciamo nel resto dell'anno vivono a Cagliari, e sì, ci tornano per la festa ma anche per passare un po' le vacanze, e poi tutti vanno quando c'è appunto Sant'Ignazio, sì, che è una classica. Beh, suoniamo qualcosa? Io direi di sì. Se volete sì, perché... sì. Visto che hai fatto 11 album, ce ne mancavano 5 nella biografia che abbiamo trovato. Vediamo di pescare dagli ultimi. Vediamo un po'. Tu sei allora, nel 2005 propone. Hai fatto il primo, se non sbaglio. Allora, sì, 2005 è il primo. Che... arriviamo verso i nostri giorni, contemporaneizziamoci. Allora, guarda, voglio fare una canzone per la crisi. Perché ormai... la crisi economica? Sì, perché no, ormai c'è la crisi sociale, la crisi, anche la crisi di sua sorella. C'è la crisi anche politica. Mettiamo anche la crisi, c'è un rigetto della politica. Ma... e siamo anche preoccupati noi. Togliendo il demagogo, liberista. Togliendo il rigetto, facciamo sì, la canzone. Però la canzone, mettiamoci la politica. La politica, perché cambiano i nomi, ma resta la crisi purtroppo. Ah, sì. Allora, voi mi dovete aiutare a cantarla però. Sì. Perché io, da solo... e io da solo, sono saturo di alcol. Non riesco, allora io farò solo... non so discernere. Aia. E voi dovete rispondere aia, come quando vi fate male. Aspetta, proviamo, aspetta. Proviamo un attimo. Proviamo un attimo. Aia. Aia. Accidente, ma non so il per dire. Proprio come vero, quando vi fate male. Capirete. Così però è, non fa male così, però. Così è vero. Proviamo più forte. Non però, so più forte. Sì. Perché abbiamo messo tutti i nomi aia della più forte, crisi. Devi aia più forte. Tutti i nomi della crisi partiamo da un paio d'anni fa. Sì, dai, dai, di tutto quanto. Aia. Aia. È arrivato Mario Monti, aia, aia, le pensioni ci fanno ciao, tutti i soldi delle tasse credi in e Mario Monti, prendi le medicine. Poi è arrivato lui, un omonimo, Matteo. Bene, c'entro io, caro c'entro. Matteo Renzi, l'avevi detto te che davi 80 euro, 80 euro pure a me. Infatti 80 euro in busta paga, io li ho in più. Ma tra tari, IMU e tassi te li sei ripresi tu. Aia, aia. È arrivato Beppe Grillo, aia, aia, lui sta sempre lì ad urlare, insomma tutti i soldi delle tasse da pagare, non li ho mica, mica faccio il parlamentare. Ora la you, bravo, bravo, bravo Nicola, bravo, bravo, bravo Nicola, bravo anche i venturiani. Troppo, sì. Senti lì anche il grande pubblico dei venturiani. Sei il vero giudice della politica. Che tra l'altro poi nei paesi c'è quel bel pubblico che si porta la sedia da casa, che è fenomenale. Sì, secondo me. Almeno anche loro. Ma che c'entra? Ma no, ma questo era lo stimolo, sono... lo stimolo. Quando stimolo, c'è la festa in piazza, tu rubi le telecamere al paese. Perché sì, le signore anziane, quelle, sì, le telecamere che mette sì, il paese, sono quelle signore anziane con lo scannetto che si mettono fuori dalla porta. Ah, sì. Nei paesi, sì. Che è il passa... grande fratello quello. Sì, quando vabbè, passa una ragazza non con abbiamo... la minigonna, salutano tutti. Buonasera, senza, così. Poi, guarda questo ragazzo. Non abbiamo ancora fatto il brindisi con Nicola, però. No, dai, ci mancherebbe. Buon Natale, a Nicola. Buon Natale, auguri. Alle nostre famiglie. Buon Natale, buon Natale. Tutti, cari telespettatori. Noi buon ne facciamo più di uno. Buon Natale, Monica. Anche a te, cara Monica. Buon Natale, ovviamente, anche a tutto lo staff di Due di Via Venturi. Facciamolo, ma lo faccia lei per noi, perché tanto lei è abituato. Beva, 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 beva. Vada, vada. Ma buono, buono, mia povera, un metano. È andata sì. Allora, puntata speciale questa di Natale, nel voler staccarci un po' da quella che è anche la tradizione del programma, che vuole insomma delle rubriche in mezzo agli ospiti e tante cose inframmezzate. Oggi volevamo dare un po' più spazio a chi poi spazio nello spettacolo e soprattutto sardo se l'è conquistato un po' a gomitate. Tu hai fatto anche la radio a Radio Macomer Centrale. Sì, ho fatto la radio con la mia bellissima voce, potevo solo fare i personaggi. E che cosa hai proposto? Ho fatto un programma che si intitolava Gente Nuova Praticamente Mai Usata, con una splendida voce che era quella di Betty Pina. Monica ha detto mentre lavorava la sua plastilina sì, ah, come dire, ah, lo sentivo, lo sentivo. Ah, è così? Lo sentivi? Sì, no, ma non era... conosco questo, titolo. Sì, 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 ma non era un... ah, che bello era. Ah, ah, come dire che... cioè, attenzione. Quella roba lì la facevi tu. Aia, come prima. No, però era, è stato il programma più seguito della radio in quel periodo, quindi ci ha portato tanta fortuna, dove io interpretavo tanti personaggi sardi.
con le imitazioni, non so, di Gigi Sanna degli Stentales, per citarne sì, uno. Grande siamo, Gigi che salutiamo, certo, ci mancherebbe. Lui, un caro amico. Lui parla più o meno così. Innanzitutto, grazie. È vero. Noi Stentales siamo circa 2 anni, 4 mesi, 8 settimane che giriamo la Sardegna. Paragonata all'età di un cinghiale adulto sono circa 10 anni di carriera. Bravo. No, pensa bravo, che quest'anno ho fatto la serata a Nuoro, ho invitato Gigi Sanna, tra un po' mi partivano gli applausi. Quindi... Davvero? Cioè, sì, la gente... Beh, lì lui è un personaggio. In tutta la Sardegna, ha fatto un sacco di cose, le ultime insieme anche a Vecchioni, molto sì, belle, insomma, fa sempre una manifestazione molto bella lui ogni anno e invita e sempre poi, Umberto Vecchioni, che è diventato un sardo acquisito ormai con le chiavi del nuorese. Affronta anche tematiche sociali di grande rilevanza. Sì, va bene, lei porta sempre lì... Ma perché il personaggio queste cose non si limita al cantare come pensi tu, non so se presente affonda le radici come fa lui sbeffeggiando il sardo. Prego. Non so se il presidente conosce Maria Luisa Congio, ad esempio, sì. Quella per gli ascoltatori a casa, cioè ascoltatori, abbiamo se vuole il DJ Fabietto prendere l'immagine che abbiamo visto anche su YouTube di quella sequenza di video che abbiamo trovato, che non abbiamo tirato giù per le clip, ma che raffigura quello che tu stai dicendo, perché adesso tu stai dicendo il personaggio che imito è Maria Luisa Congio. Ecco, e la vediamo. Però l'imitazione fatta senza il trucco verrebbe male. Non ce ne voglia, non gliene voglia. Ma Maria Luisa Congio ti ha mai visto in questa imitazione? Sì, siamo molto amici. Molto amici. Amici. Ok, va vediamo. Bene, la recuperiamo. Nel frattempo diamo tempo. Allora, la recuperiamo. Andiamo in pubblicità, ci fermiamo e poi torneremo con quel pezzettino, ma solo il fermo immagine, basta solo il fermo immagine di Maria Luisa Congio e poi perfetto, continueremo a sentire Nicola Cancedda, ma anche a vedere, perché abbiamo preparato un'altra clip che ti riguarda. Perfetto. E Monica Tronci ancora una volta indaffarata nella sua plastilina a comporre, a fare, a disfare, non saprei, dinosauri adesso in questo momento. È un dinosauro quello? Va bene. Ok, dinosauro. Lavoro un pezzo e da un pezzo unico faccio un animale. Ah, la lumaca e il dinosauro. Sì. Beh ragazzi, con la plastilina davvero se uno ha l'arte può fare tutto. San Giuseppe c'è. Sto chiedendo, perché ha parlato della Madonna, non pensavo ancora. Il bambinello è qui, siamo sì, a posto, il bambinone ragazzi. È qui. Il bambinone. Ma tra poco c'è la pubblicità, fatturato anche a Natale, ci mancherebbe. Torniamo tra poco. I due degli avventuri, puntata di Natale. Buon Natale ancora a chi si fosse messo in collegamento solo in questo momento con Sardegna 1, canale 19 del digitale terrestre. Non vi molliamo neanche a Natale, glielo dica, vecchio parruccato, che non è altro. Siamo sempre presenti, bravo, in questo giorno bravo particolare. Vogliamo supportare la vostra gioia. Vi siete persi il primo blocco, la prima parte con Massimiliano Medda. In però, questo momento con noi Nicola Cancedda, sì. E direi già da buona mezz'ora, perché questo sì, è il terzo sì, blocco sì, che sì, passiamo già insieme. Monica okay Tronci, che già è dietro di noi con la sua plastilina, siamo già al quinto bicchiere, perché bicchiere qui tra spumanti e sì, vino e panettone e vigilia di Natale che sì, lei ha dato, certo, come sono da ieri. Siamo andati in pubblicità poco fa con questa citazione legata a Maria Luisa Congio. Che era una promessa. Prima. Che sì, abbiamo detto facciamola vedere per quella vediamola che è ovviamente anche nei panni, perché solo descrivendola magari qualcuno non capirebbe bene. Ecco, questo è il fermo immagine. Il dettaglio che è ovviamente scusate più perché cerco in rubrica il numero del mio avvocato. Un attimo, so. La denuncia di Maria Luisa potrebbe scattare anche il giorno di Natale, secondo no, me. Lei ha visto questa... andati in onda su Sardegna 1 sì, questa puntata qua era molto divertita. Che anno era quando andò in onda questa cosa? Ma più penso o meno 2006-2007, quindi insomma 7-8 anni fa. Sì. E, come notate, Maria Luisa ha un sì, abbiamo visto il, sì, un tasto molto Leo, carina, vero? Molto carina, una bellissima donna. Ah no, bella e bella, ma l'abbiamo avuta anche ospite qui e non gli rende giustizia sicuramente. No vabbè, ma lì è enfatizzato, dai, io, poverina, è estremizzato col Neo. Gioco sul fatto che lei abbia vissuto fino a 10 anni a Roma, quindi quando parla lei c'è una gente un po' così. Io c'ho un Neo qui in fronte, molto antico, del Neolitico. C'era da quando ero piccolina, da quando ero neonata.
e sto scrivendo il mio prossimo CD, Luci al Neo. Okay? Certo. Allora, giochiamo un po' su questa cosa qua. Benissimo. Allora, dai, qual è l'ultimo lavoro che hai fatto, quando è uscito, per esattezza? Allora, è uscito ad agosto, sì, fine luglio-agosto, si intitola Estate ridendo. Mm-hmm. Sono 14 tracce, tra cui ce n'è una molto carina, se posso dirla, perché se posso cantarla, anzi. Sì. Sì. Il benestare, del presidente Mameli, quindi il Babbo Mameli, oggi che è Natale, ci mancherebbe, figuriamoci. No, però prima di arrivare, sì, a cantare, a casa tua che ti hanno detto quando tu hai cominciato a fare tutta questa trafila di personaggi, di canzoni? A chi le hai fatte sentire le prime per farti dare un giudizio se faceva ridere, se non faceva ridere? Ti dico la verità, chi mi conosce non è stato non si è meravigliato della cosa. No. Perché io faccio così da quando ero ragazzino. Io, per esempio, chi frequenta l'Istituto Tecnico Industriale Oristano, dove io ho fatto le scuole superiori, conosce un CD che io ho fatto con tutte cover che prendevano in giro i professori. I professori, vabbè. Quindi ho fatto questo CD che ancora giro, perché i professori, sai, da qui a mandare l'impressione, in Italia... Ce ne mettono, ce ne mettono. Ci vuole un po', non sono come libri di testo, quindi ancora è in voga questo CD. E in famiglia, più stretti? In famiglia più stretti, niente, la vedono come una cosa normale comunque. È sì, quello che non... da bambino che gioca. Sì, ma poi è quello che non vedono gli altri, no? Che molte volte ti dà fastidio. Tu, Matteo, sai benissimo che quando, che ne so, ti chiamano, sembra che tu non sia un lavoro poi, no? Ti chiamano. Certo. Vieni a presentare, tanto cosa te ne frega? Fai due canzoni, tanto cosa costa? Infatti, bravo. E io dico all'idraulico: sì, vieni a casa, aggiustami un attimo di lavandino. È vero. Sì, bisogna avere un po' più rispetto per l'arte, per chi sa fare qualcosa, che anche se poi è quel qualcosa che intrattiene e fa divertire, è però comunque un lavoro. Quindi l'idraulico o il tecnico della lavastoviglie, non è che quando tu lo chiami la chiamata e dice: ma dai, ma ti ho chiamato in simpatia, sì, ma dai, ma vieni qui, quei 50-40 euro di chiamata, ma dai, ma figuriamoci, non te li do. No, glieli dovete dare, così è anche il merito e il giusto compendio tra compenso e soddisfazione e anche credibilità. Un artista se lo crea proprio anche attraverso queste cose. Detto ciò, la canzone che stavi raccontando del nuovo sex symbol italiano, quella, la nuova cantante, quella proprio buona, che quando la vedono tutti si girano dall'altra parte, lei è Arisa delle Von Bros, che ha vinto Sanremo con una canzone sul problema delle donne, il più grande problema femminile, la pipì. Io non so se avete fatto la 131 con una donna, è impossibile arrivare da Cagliari Oristano senza una... io vi sento ridere di là, quindi Monica, è così, tu, no? Scusami, perché ridi? Quante volte ti fermi da Cagliari a Oristano, visto che il tragitto è quello che dovrai rifare quando finiamo la puntata? No, no, più o meno. Terralba, scusa, casa tua, hai ragione, perdonami. No, io non mi fermo, però ci sono molte donne che per costituzione siamo fatte così, sì, e quindi abbiamo bisogno di vari stop. Il più grande regalo di Natale è stato il catetere quest'anno. Credo di sì, sì, credo di sì, guarda. Così natalizio. E a te il pappagallo. Si intitola la canzone? La canzone si intitola Controvento, quella di Arisa, ma controvento si possono fare tante cose, anche la pipì. Io e la pipì siamo amiche eterne ed ogni dì ne faccio 6 cisterne, ma che cosa? 2 gocce sotto il mento le sento qui, pisciando controvento la faccio, sai, ma proprio in ogni posto, in autogrill, in strada, dentro un fosso, acqua farò, l'ombrello tieni aperto accanto a me, pisciando contro vento. È Natale, si allegro! Si allegro! Bravo Nicola, complimenti! Fantosciosa molto! No, anche a lei che ormai è incontinente, è incontinente. Devo un po' trovare una posizione come le donne per fare la pipì. Come le donne? Ma perché? Ma non avendo più quell'agilità di una volta. Stiamo trasmettendo la tristezza di Natale. Si chiama così. Oggi a medicina. Non menarmi. Ma chi ha fatto nulla? Ma non ho fatto niente. Ma sembrava di sentire Luciano che dicesse: oggi a medicina 33 parleremo dell'uretera. Dell'uretera o della prostata? Ecco, è due temi. Una colorazione dialettica. Buon Natale, soprattutto. Però io sono. State assaggiando il ragù a casa o qualsiasi altra pietà? Beati voi, noi arriveremo a assaggiarlo.
è anche del Suprocceggio e del San Gioni. Benissimo. Io sono un po' arrabbiato con voi perché non mi avete fatto nessuna domanda sul Natale. Allora io ho seguito con adesso, attenzione aspetta, Massimiliano. Ci stavo arrivando, aspetta, mi hai tolto le parole e anche il panettone di bocca. Ci stavamo per arrivare in questo ultimo blocco, prima di arrivare a scoprire anche il dono che Babbo Natale ha regalato a Monica Tronci e non solo. Il Natale a casa Cancedda, che ci sta anche bene, sembra proprio una sitcom. Com'era? A casa Cancedda bellissimo. Io devo dire che ho bellissimi ricordi del Natale ed era uno dei momenti che mi piaceva di più durante l'anno. E forse era pessimo per i miei genitori perché... Tu sei figlio unico? No, ho un fratello. Ha un fratello, più grande o più piccolo? No, più piccolo. Più piccolo. Ecco. Più piccolo, però siamo due monellacci da quando eravamo ragazzini. E tu quello che le prendeva perché era il più grande? No. Eh beh, dovevo occuparsi del piccolo. Non li ha mai prese nessuno perché noi fortunatamente a casa avevamo un tavolo tondo. E quindi non sbattevi difficile... nello spigolo ed era più facile fuggire. Bravissimo, era... le sapeva. È così. Poi è pericoloso anche il tavolo tondo. Cioè, rettangolare, perché... Un genitore arrabbiato, sì. Ogni spigolo che prende aumenta l'arrabbiatura, certo, perché poi è meno agile. Quindi no, noi avevamo il tavolo tondo, quindi e quindi veniva tutto bene. Però eravamo di quei figli che non andavano a letto il 24. Esatto, ecco, il regalo più bello. E aspettavate anche voi, come tanti bambini, davanti alla cucina a gas, con l'orologio al quarzo, contando 59, 58, 57, no. Fino alla mezzanotte, 000? No, più che altro da noi il... Zero, mancavano zero. 4 il regalo zero. Arrivava la mattina. Quindi magari si andava alle 3, poi sì, la mattina per noi era alle 5, dormivamo due ore e non lasciavamo neanche riposare nessuno in casa. Sì. Dici il regalo, caro. Il regalo più bello? Certo. Hai chiesto di farti una domanda e te la facciamo. Regalo più bello tanti. È più pregnante, che ti ha commosso, che ti ha coinvolto. Il regalo più bello a Natale è quando tu ti svegli e puoi fare colazione con tutta la famiglia. Quello che è il regalo più bello di vita familiare. Ma che amore immenso è la famiglia. Ma scusi, sta dicendo una cosa bella. E io sono d'accordo. E lei sta facendo l'ironico. No, no? Ma lei non si vergogna. Dicendo, siamo a Natale, sta raccontando una cosa bella. Porlo etico. Anche toccante, perché è vero, la cosa più bella è proprio quella. Non è stia non zitto, vecchio babbione, che tanto lei ormai ha perso di tutta la credibilità che aveva in questo giorno di Natale. Beva, vada avanti a bere, che tanto ormai le è rimasto qui. I toni di Natale, bambini, durano massimo un paio di giorni. Sì. Beh, questo le viene bene. Quello che ti resta quando sei ragazzi, quando sei piccolino, bambino, è proprio il poter fare Natale tutti assieme. Sì, è la festa della famiglia, dai. Sì, e poi quando hai dei bambini piccoli, comunque senti di più il Natale anche tu da genitore, quindi diventa tutto più bello. Tu hai dei bambini oggi? No, non ho dei ancora, bambini. Okay. A dei nipoti. Ho chiuso anche casa per un caso arrivino. Appunto, io chiudo perché sono fuori casa. No, sono fuori casa, quelli non so mai entrino. Giustamente, entrino. Quelli degli altri non devono entrare. Però hai detto proprio bene, perché molto spesso noi facciamo di tutta questa festa un grande business e un grande motivo per spendere i soldi, per scambiarci regali materiali, al di là delle mutande del presidente Mameli, che credo che questo sia veramente il regalo più bello che Massimiliano Meda potesse fare. Che intuizione artistica. Ma non ci accorgiamo che il valore più alto è proprio quello dell'avere la possibilità, perché quando cresci poi, anche questo è da tener conto, avere la possibilità di avere tutta la famiglia riunita davanti allo stesso tavolo. Ma non solo perché, attenzione, magari la vita ti ha messo davanti a vicissitudini, certo, e magari qualche genitore se n'è andato prima del tempo, ma anche solo della possibilità di essere nello stesso posto e quindi poterla vivere tutti insieme, perché si è cresciuti nello stesso luogo. Certo. Io per esempio con i miei genitori non vivo il Natale da non ricordo quanto. Mio fratello vive a Parigi, io vivo qua, i miei stanno a Varese, quindi noi ci vediamo un Natale ogni 8.000 anni. Io proporrei Parigi, Parigi. Non è per essere, però. No, io proporrei Cagliari, molto meglio. Al di là di questo hai proprio ragione. Abbiamo una clip, quella clip l'ultima che vogliamo far vedere di Nicola, così almeno il manovale facciamo capire che mestiere sia. Eccolo qua. Aia, il manovale di Nicola Cancedda. Piccolino io sognavo di diventare un calciatore miliardario, per avere un Porsche Carrera e una velina come amore straordinario. Poi crescendo in un paesello, unico mezzo l'asinello in queste strade, e poi come per disgrazia
lascia incinta pure Ignazia, fa tutto male. Cerco lavoro per favore, va bene tutto, più pretese non ho, e mio suocero gridò viene io, alle 5 scendi in cantiere. E così con la carriola stiamo a costruire una scuola, e le palle mi girano tutta sera, sembrano una grande betoniera. In gravettura petto nudo come un cammello africano io suedo, ma che dolore, che grande fatica, senza assicurazione la pensio più non arriva. Mano, 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 vale canto, sblocchetto sta a trasportare. Malo, malo, era una canzone. Sì, da notare il fisico. Tanto molto, molto bella. Gran ragazzo, che è diventata mano, 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 vale. L'iscrizione in palestra, ve lo far notare che. Sì, ha dato i suoi frutti, devo no, dire. No, no, ma ancora. Molto bene. Se vuoi, ti facciamo noi un regalo per questo Natale, te la facciamo noi l'iscrizione alla palestra. No, l'iscrizione posso anche farla. E il resto che poi è difficile. Che... Grazie di cuore, buon Natale a Nicola Cancelli. Grazie, buon Natale ancora a tutti. Un piacere stare con te. Speriamo di anche ritrovarci in famiglia, presto a Pasqua. Anche questo, in famiglia, Nicola? Sì, sì, anche questo in famiglia. E allora ti lasciamo tornare a Villa Urbana. Torno perché non vorrei che la pasta al forno scuocesse, ci mancherebbe altro. Pubblicità e tra poco torneremo con il dono di Natale fatto da Babbo Natale di un po' di anni fa a Monica Tronci. State lì.